Chiedo scusa, forse non si sentiva e quindi riprendo, non avevo disabilitato il microfono correttamente, quindi riprendo quello che stavo dicendo. Di nuovo buongiorno a tutti, 13 luglio, ore 10:02. Dicevo del FuzzyMib che è lanciatissimo, siamo andati a rompere il massimo relativo precedente, quindi dopo questo pullback che è andato a ritestare l'area di supporto dato dall'estremo superiore del box, si è formato questo key reversal rialzista, da lì siamo ripartiti, abbiamo rotto la resistenza, eccola qua, e quindi ottimo l'impostazione del FTSE MIB, 28.680 punti il massimo relativo precedente, 28.780 con un massimo quest'oggi 28.825, quindi ottima la situazione tecnica per quanto riguarda l'Italia, che fa meglio del DAX, che fa più 0,07 a 16.143 punti. Dal punto di vista dei titoli migliori della seduta, andiamo a vedere quello che sono le performance per quanto riguarda il paniere principale. Abbiamo i bancari Monte dei Paschi, Banca Mediolanum con ottime performance, più 1,46, più 1,40 rispettivamente. Saipem che continua la propria salita. Già ne abbiamo parlato diverse volte di Saipem ieri e oggi e anche di UniCredit, che titoli molto molto forti in forza relativa. Saipem su entrambi siamo long nella rubrica pagamento, Saipem entrati a 1,31 se non ricordo male, per l'esattezza vado a vedere esattamente il prezzo di ingresso che è stato 1,31,15, quindi ci stiamo godendo il viaggio, abbiamo alzato ulteriormente lo stop profit quest'oggi e Saipem continua a rimanere ben comprata, nonostante ieri abbia dato segni di affaticamento, dato che si è formato un key reversal ribassista, ve lo faccio vedere qua. Ecco, questi sono gli explorer che dicono key reversal rialzisti in ipervenduto. Ci sono questi due titoli e quest'altri due sono i titoli invece con key reversal ribassisti in ipercomprato, Saipem Capital 24, chi è long. Chiaramente, come siamo noi nella rubrica anche a pagamento report Azioni Italia, si gode il viaggio di Saipem e chi invece dovesse essere flat con un key reversal ribassista in ipercomprato, sappiamo che non è il caso di andare ad aprire posizioni rialziste, è un rischio, poi può continuare, io essendo long anch'io me lo auguro, continuare a salire, però insomma se si è flat andarla a comprare proprio adesso dopo una salita fortissima che ha fatto passando nel giro di poche sedute da 1,31 quasi a 1,50, ecco non è proprio il momento migliore, meglio attendere un eventuale pullback che smaltisca appunto l'ipercomprato per non rischiare di ritrovarsi subito in perdita magari di un 2-3% e dover stoppare la posizione per prudenza. Qua la principale resistenza intraday che vediamo su Saipem è sull'1,49, esattamente 1,49,55, massimo intraday toccato nella seduta di ieri. UniCredit pure sta andando molto bene, ma già ne abbiamo parlato anche ieri del fatto che secondo me sia uno dei titoli su cui continuare a puntare. Ha rotto delle resistenze importanti, l'abbiamo detto anche in tempi non sospetti su classe CNBC che spazi di salita UniCredit ormai rotte queste importanti resistenze di cui abbiamo già parlato, ce ne dovrebbe avere ancora parecchi, bene anche Banco BPM che ieri è stata sostenuta da buoni flussi HFT e continua, ieri abbiamo dato in diretta la rottura di questa resistenza, anche quest'oggi continua ad apprezzarsi, quindi la situazione tecnica insomma è buona su tanti tanti titoli. Vado a vedere un attimo perché sono arrivate già delle domande. Buongiorno sul FIB, approssimandosi alla scadenza tecnica del 21, ci potrebbe essere uno storno. Manca ancora alla
al 21 una settimana. Siamo, se guardiamo la situazione tecnica del Fuzimib, eccola qua, torniamo sul grafico giornaliero. Bisogna vedere come ci arriveremo alla settimana prossima. Per il momento la rottura della resistenza è un nuovo segnale bullish. Nel momento in cui dovesse rientrare in ipercomprato, come ha fatto la scorsa settimana con livelli di 76, dove ha disegnato questo key reversal ribassista in ipercomprato, ha avuto questo forte storno. Dovesse ricapitare la stessa cosa, ipercomprato con un key reversal ribassista, ci darebbe un segnale di storno. Per il momento segnali di storno non ce ne sono, però manca ancora una settimana e appunto nel caso in cui si dovesse rientrare in ipercomprato e formarsi un pattern di quel tipo, invece lo storno diventerebbe molto molto probabile. Per il momento i segnali sono bullish e chi è long, come me e credo molti di voi, è una buona idea rimanere long e continuare a gestire. Qua vediamo anche la trend line, questa qua l'andiamo a prolungare. La trend line rialzista che abbiamo già tracciato da tempo e vedete che come il pullback della scorsa settimana si sia riapprocciato a questa trend line e poi si sia ripartiti. Situazione direi rosea e a questo punto aspettarsi un 30.000 per il FTSE MIB non è più utopia finalmente. L'altra domanda per indicatori intraday su FIB Future, quali indicatori consiglia? Dipende da tante cose per poter rispondere a questa domanda. Se state seguendo il corso gratuito di analisi tecnica che sto facendo, stiamo vedendo vantaggi e svantaggi degli indicatori. Le prime 20 puntate sono quelle più basiche, dove vediamo gli indicatori, come funzionano. Quali difetti, quali pregi hanno, poi dopo nelle 20 puntate successive faremo ulteriori approfondimenti anche andando a vedere time frame per time frame quali sono i migliori indicatori. In linea di massima dipende da quale tipo di operatività si vuole fare, perché gli indicatori possono essere utilizzati per un'operatività trend following oppure per una trading contrarian e dipende anche dal time frame, perché non esiste l'indicatore che a parità di settaggio funziona su tutti gli strumenti finanziari. E poi gli indicatori sono sempre un mix all'interno di una strategia di trading, sono un componente della ricetta. Non si può basare una strategia di trading intraday su degli indicatori, a mio modo di vedere. Io non ho mai trovato una strategia robusta su degli indicatori che regga nel tempo, basata solo su indicatori intraday. Per il mercato cambia, gli indicatori più o meno vanno tutti nelle fasi laterali in crisi. Se si vengono utilizzati in trend following, modalità contrarian un pochino meglio nelle fasi laterali, ma pure è difficile trovare qualcosa di robusto. Quindi vari bande di Bollinger, canali di Kettner, CCI, sono tutti elementi che l'ADX, l'RSA, il Percentair, sono tutti indicatori che io utilizzo spesso all'interno dei miei trading system. Poi è fondamentale come li si utilizza all'interno della strategia. Io li utilizzo soprattutto la maggior parte delle volte come filtri operativi, non come motore della strategia. Motore della strategia. E questo lo vedono poi quelli che fanno i corsi, le masterclass o i corsi con me one to one sui trading system. Il motore di una strategia, per avere un motore robusto, deve essere basato principalmente su dei pattern di prezzo. E gli oscillatori o gli indicatori, quelli che ho citato, sono principalmente utilizzati come filtri, ma non come segnali operativi veri e propri. Perché appunto a livello di settaggi e a livello è difficile trovare qualcosa di robusto e danno chi più chi meno dei falsi segnali. Però ecco, questi qua sono quelli che utilizzo di più, ADX, RSI, Percentair, vari
bande di Bollinger, canali di Keltner. E anche le medie mobili, perché no? Le medie mobili come filtro operativo, come filtro per il trend primario del mercato, non per altro, non certo per generare segnali di acquisto o di vendita, perché se lo avete visto anche nel corso che stiamo facendo, insomma, bene o male, più stringete il time frame, e quindi qua si parla di intraday, e più le medie mobili vi fanno perdere soldi. E, cioè, se volete perdere in modo scientifico, in modo matematico, fate trading con delle medie mobili, fate trading col MACD, fate trading con quelle cose lì, stringendo il time frame, e perderete soldi in modo certo, quindi meglio evitare. Poi vado a vedere se c'è qualche domanda anche sul canale YouTube. Per il momento no, non ne vedo. Allora approfitto per farvi vedere i segnali, dato che abbiamo parlato anche delle rubriche a pagamento. Vado un attimo a cambiare schermata. Ecco qua, ora vedete quelli che sono i segnali delle rubriche di cui avete visto i segnali in prova la scorsa settimana nella chat Telegram. Qui abbiamo il trading system che viene utilizzato per i segnali daily. Come ho già detto, dovendo dare segnali in una rubrica, bisogna fare una scelta. Ho tantissimi trading system, ma bisogna sceglierne uno. Una cosa che sia abbastanza adatta, facile da replicare. Per chi lo fa a mano, senza troppi segnali, con un rapporto rischio-rendimento che si addica ad un pubblico abbastanza vasto, quindi con stop loss non troppo larghi, non troppo stretti, con un buon comfort psicologico che viene dato dal target di metà posizione. Ecco, è sempre un equilibrio che bisogna cercare nel trading. E questi sono i segnali su UniCredit ed Enel. Vedete, su UniCredit, dopo aver fatto già due buoni trade rialzisti, gli ultimi due chiusi in profitto, siamo rientrati long ieri. Questo è il livello di stop loss che viene calcolato dal sistema, dalla strategia, e quindi che è già stato dato ai clienti. Questo è Enel con livello di acquisto che è 6,38, che è ancora abbastanza distante. Poi andiamo a vedere invece altri titoli su cui siamo entrati. Qua STM, vedete la logica del dynamic breakout, quindi di comprare sulla forza. STM pure, che siamo entrati long qui al superamento di 46,25, questo livello di stop. E poi qua abbiamo Saipem è entrati, come detto, a 1,31, siamo in ampio profitto, chiuso già a metà posizione a target. Questo è il livello di stop che è già stato dato ai clienti, 1,43,15, con il titolo qua, visto il key reversal ribassista di cui si parlava ieri, non è ancora riuscito a rompere il massimo che è stato toccato intraday ieri, che era quello che dicevo prima, 1,49,55. Qui ci sono gli altri titoli che compongono la rubrica. Moncler, che pure è andata già a target, comprata al superamento dei 64, chiuso a metà posizione a target, il resto la stiamo gestendo pure in trailing stop. Leonardo, stessa situazione, Leonardo comprata a 10,64, chiusa a metà posizione a target, e la stiamo gestendo pure in trailing stop. Ecco, queste sono le posizioni aperte, con in più Azimut, che è entrata questa mattina. Qua vedete al superamento di 20,05. Azimut viene da un periodo non bellissimo, perché ha dato già tre falsi segnali. Vedremo se questa sarà la volta buona, che riuscirà invece a rompere le resistenze in modo stabile e proseguire il suo cammino. Poi infine abbiamo qui Banca Generali, che è al suo livello di buy stop qua in verde, questo qua sui 32,27. Torniamo sul nostro Visual Trader, eccoci qua. E
Dunque, ci sono due domande. Possibile target per Amplifon? Qual è il possibile target per Amplifon? E poi Gianfranco che chiede: possibile conoscere il supporto esistente ai titoli Fineco e Anima? Allora, vediamo tutti e tre i titoli: Fineco, Anima, e poi andiamo a vedere di nuovo Amplifon che abbiamo già visto anche ieri. Fineco, eccola qua. Ecco, Fineco è un titolo che è ripartito al rialzo qua dopo aver fatto questo key reversal rialzista con l'oscillatore però RSI in zona neutra. È stato comunque sufficiente per poter far partire con questa chiusura molto forte che c'era stata per fare ripartire il titolo. Attualmente è andato a rompere il livello di resistenza sui 13,47, che è questo livello di resistenza qua, quindi quest'oggi ha rotto la resistenza, l'ha rotto però in situazione di ipercomprato di breve, 74 il valore, quindi molto forte. Sarà importante che mantenga questo livello di chiusura per poter sperare in un'ulteriore salita verso i 14, però con un ipercomprato già abbastanza forte. Entrare adesso, se lo si è fatto prima, ad esempio su questo key reversal o alla rottura della resistenza, la prima che abbiamo avuto qua sui 12,87, bene, se non lo si è fatto quindi al più tardi sui 12,87, entrare adesso è un pochino rischiosetto. 13,47 comunque l'ultimo livello appena rotto. Con maggior livello di rischio rispetto a quello precedente, resistenza successiva a cavallo dei 13,96, quindi 14 euro. Poi c'è quest'altra resistenza sui 14,53, primo livello di supporto di breve è questo sui 12,89, che è stato prima resistenza e ora supporto. Poi abbiamo i 12 euro e poi l'ultimo minimo 11,57. Anima, l'ultima volta che l'ho vista su classe CNBC era messa piuttosto male. Non che sia la situazione migliorata di tantissimo, se andiamo a vedere, a prolungare questa trend line, eccola qua. Vediamo che è stata superata, sbavata un paio di volte, adesso sta provando a romperla di nuovo. Questo è il principale supporto, 3,192, però finché non rompe il massimo relativo precedente, che è il 3,438, questa è la prima resistenza degna di questo nome che vado ad evidenziare. La seconda è ancora più importante, questa sui 3,50, quindi abbiamo il 3,42, 3,50, deve almeno rompere questa resistenza per sperare in un'inversione di tendenza. E per il momento andare long su Anima, secondo me, è ancora un po' rischioso in ottica di medio-lungo periodo, appunto finché non rompe le resistenze. L'altro titolo invece è Amplifon, eccolo qua. Amplifon, abbiamo visto ieri il pullback che si è fermata a ridosso di questo supporto 3,19, supporto ancora più importante e questo più sotto sui 29,38, con il forti per venduto sta recuperando qualcosa, però quest'oggi non è che abbia uno slancio fortissimo. Questa è la prima resistenza dove, se si è fortunati, magari si potrebbe sperare in un ritorno sui 32, che è questo livello che vediamo evidenziato appunto sul grafico. Direi che non ci siano altre domande, mi pare. Sì, confermo. Solo un'altra domanda su Intrade. Beh, considerazioni su Intrade che. Quali considerazioni ci sono da fare qua? Ci sono poche considerazioni da fare. Il trend lo vedete, canale di regressione lineare, evidenzia bene il trend ribassista, titolo che sta continuando a rompere supporti su supporti. Questo è l'ultimo
importantissimo supporto che è stato rotto sui 12 euro. Recentemente ha formato questo minimo qui, questo supporto a 11,21, retestato un paio di volte, poi ha rotto anche questo. È in ipervenduto di breve, ma nonostante l'ipervenduto non reagisce, vedete anche qua ha rotto un supporto in ipervenduto. Qui spazi di discesa, il supporto successivo è sui 10 euro. Quindi se l'unica considerazione da fare è che è un trend ribassista molto forte, che qua mettersi contro trend in assenza di pattern di inversione che per il momento non se ne vedono, anzi si vedono solo rotture di supporti, col titolo che ha anche rotto la media mobile 200 periodi. Qua, questo è un trend che si è girato a ribasso, c'è cioè poco da fare. Massimi e minimi crescenti, doppio massimo qui e qui, doppio massimo, discesa, massimi e minimi crescenti che lasciano lo spazio a massimi e minimi decrescenti, titolo che si porta sotto la media mobile a 200 e poi inizia a bucare supporti su supporti. Quindi queste sono le considerazioni che si possono fare in base all'analisi tecnica e titolo sul quale rimanere a guardare. Sulla chat, qui mi pare che non ci siano. Allora, Daniele, sì, ho partecipato al primo livello del corso SIRT, mi sta approcciando lo scalping su future. Beh, lo scalping su future, sicuro che sia una scelta buona lo scalping su future. Quali sono gli scalper che sono rimasti in Italia? Cioè, a parte forse due, tre, quattro fenomeni, non so se esistono ancora, con un punto interrogativo. Io gli scalper che conosco sono tutti passati a fare o altri mestieri, o a fare corsi, o a fare esibizioni, qualche volta fanno un po' di scalping per esibizione, ma scalping vero e proprio ne fanno veramente poco, lo hanno affiancato, quegli alley lender che sono rimasti, quelli veramente bravi, lo hanno affiancato con il trading sistematico, col trading algoritmico. Quindi non dico che sia impossibile guadagnare con lo scalping al giorno d'oggi, però sono veramente, veramente pochi, cioè gli scalper non se ne sente neanche più parlare, cioè anni fa le sale rosse che venivano chiamate così ai IT Forum, piene di persone in piedi a seguire gli scalper, adesso dove sono gli scalper nelle sale trading? Quindi non so, non sono convinto che sia una buona idea dedicarsi allo scalping. Quello che sta succedendo anche in ambito istituzionale è che il trading è sempre più algoritmico, sempre più quantitativo. E anche in ambito istituzionale si cercano sempre più data scientist, persone, poi se chi frequenta l'ambito SIAT queste cose le sa, si cercano persone che abbiano competenze, skill in ambito Python, intelligenza artificiale, machine learning, eventualmente piattaforme come Multicharts o quant'altro, ma Scalper non compare come richiesta anche soprattutto in ambito istituzionale. Direi che se non avete altri titoli da analizzare, noi ci diamo appuntamento, controllo un attimo, no, non ne vedo. Ci diamo appuntamento alla prossima settimana. Domani non sono sicuro di riuscire a fare una diretta, ma ve lo comunicherò eventualmente nella chat. Quindi per il momento preferisco così, dire che non ci sarà, poi se dovessi riuscire a farla all'ultimo ve lo comunicherò. Vi ringrazio dell'attenzione, vi auguro un buon trading, godetevi questa bella fase toro con be buone soddisfazioni che arrivano nonostante i mesi estivi che di solito sono asfittici e abbastanza con la stagionalità negativa caratterizzati da diversi falsi segnali. Quest'anno invece abbiamo un mercato tutto sommato abbastanza pimpante, soprattutto su titoli bancari, Saipem, Leonardo, che abbiamo già analizzato ieri. Buon trading e ci aggiorniamo comunque all'interno della chat e sui vari social. A presto.